Ciao a tutti e bentrovati a questo nuovo appuntamento di pillole di vino firmate Sorsi e Percorsi. Oggi parliamo dei vini frizzanti. Quali sono? I vini frizzanti sono quelli caratterizzati da una pressione atmosferica che oscilla tra l'1 massimo 2,5 bar. Si ottengono ovviamente sempre partendo da un vino base fermo e attraverso il metodo Charmat oppure il metodo ancestrale. Il metodo Charmat ormai lo conosciamo, per cui oggi mi soffermo su quello che è il metodo ancestrale. Dicevo che si parte da un vino base ottenuto ovviamente con una pressatura in modo da riuscire a mantenere i lieviti autoctoni presenti nelle bucce, che saranno quelli che permetteranno l'avvio della fermentazione. Fermentazione che avviene nei recipienti di acciaio e che viene rallentata, abbassando, prima rallentata e poi bloccata, abbassando la temperatura. In questo modo il vino ottenuto viene imbottigliato, chiuso con il tappo a corona oppure con il tappo a spago. Gli ultimi residui della fermentazione, quindi gli zuccheri e i lieviti indigeni, sono quelli che verranno sfruttati all'interno della bottiglia per la rifermentazione. Rifermentazione che permette lo sviluppo di alcol e anidride carbonica, quindi vale a dire formazione delle bollicine. Questo processo avviene con il rialzo della temperatura, in genere attorno ai mesi di marzo ed aprile. Il vino matura quindi sui propri lieviti, rimane con i propri lieviti in bottiglia, ha un aspetto decisamente velato e opaco, una spuma delicata e cremosa con dei sentori di aromi primari e secondari che si fondono a quelli di crosta di pane. Si tratta di un vino decisamente particolare, profondo, con un particolare spessore e soprattutto una grande personalità. E con questo io ho concluso questa piccola pillola e vi do appuntamento alla prossima. Ciao!